Benvenuti su Black Friday, effetti collaterali. Oggi parliamo di quel magico periodo dell'anno dove se apri internet su un qualsiasi sito di e-commerce del mondo trovi prezzi scontati assurdi su qualunque cosa. Magliette, computer, bambini orfani, i reni nuovi che servivano a tua nonna per il trapianto. E se ipoteticamente per qualche strano motivo in questo periodo leggendario dell'anno ti capita di avere qualche soldo da parte, spoiler, non succede quasi mai. Stai tranquillo che lo butterai per fare regali di Natale anticipati oppure cose dalla dubbia utilità con cui, che ne so, vantarti con gli amici. Oh, ti piace? L'ho preso in offerta durante il Black Friday, cioè, guarda che figo. Wow, che figo, ma cos'è? Allora, ti spiego, in pratica serve per grattarsi il culo. Effettivamente, ripensandoci, servirebbe a tante persone che conosco. Per non parlare di tua madre quando ritorna a casa dopo il Black Friday. Una tortura proprio. Amore, sono a casa! Ma mi dai una mano con gli scatoloni? Ho comprato 50 barattoli di burro d'arachidi! Mamma, non avevamo bisogno di 50 barattoli di burro d'arachidi. Erano in offerta e mi hanno regalato anche un frullatore. Ma sono anche allergico alle arachidi. Ah, e non mi ricordavo. Vabbè, ma il frullatore, eh? In omaggio. In omaggio. Che figata. Dai, dammi una mano. Hai speso 500 euro in burro d'arachidi. Non è un omaggio. Anche se in effetti durante il Black Friday anch'io non sono da meno. Ok, i soldi sono una risorsa limitata. Devo comprare solo lo stretto necessario. T-shirt. Vabbè, comprata. Jeans con risvoltino. Ma manco mi li metto. Vabbè, stanno in offerta. Comprati. Tappi per le orecchie. Esistono davvero? Comprati. Preservativi XL in offerta. Ma te pare che me servono? Non me se filano manco quelle di ingegneria meccanica. Vabbè, però 12 euro. Comprati. Lampada a forma di vagina. Comprata. Drago bianco occhi blu prima edizione 300 euro. Non ho più 12 anni, ok? Quindi comprato. Comprato, 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 comprato. Kit antivampiro 4500 euro invece di 9000. No vabbè, ma questo è utile, eh. Cioè, non si sa mai. Comprato. Oh cazzo, sono povero. Quindi mi sento quasi in dovere di darvi questi pochi e pratici consigli per non spendere troppo e non finire senza casa. Gettate via il vostro portafogli, regalate il bancomat al vostro animale domestico e successivamente dimenticatene il PIN. Staccate la spina del computer e rompete il vostro modem. Chiudetevi in casa e non uscite fin quando non torneranno gli iPhone a 2000 euro. Vorrei chiudere questo video con un discorso un pochino serio. Sfruttate davvero il Black Friday per comprare prodotti che vi servono davvero. Quindi non buttate i vostri soldi perché è veramente uno spreco. Ok? Io vi saluto e ci rivediamo a un prossimo video. Buon Black Friday. $500 pannolini in offerta. Vabbè, metti che tra 10 anni mi servono. Comprati.